Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma io trovo che sarebbe demenziale immaginare di fare una campagna elettorale in cui uno liga con l'altro. Penso che serva fare una campagna elettorale in cui ciascuno è in grado di affermare un'idea del paese, perché credo che questo paese abbia bisogno di qualche risposta, di qualche soluzione ai problemi enormi che lo attraversano. Io ho inteso così la costruzione di una coalizione nella quale ci sono molte differenze, ma che ha di fronte un'altra coalizione nella quale ci sono molte differenze, che mette in campo progetti che io considero pericolosi per questo paese. Sul piano democratico, costituzionale, uno, del suo assetto. Cioè, lei immagini no, sembra pericoloso. Sono molte. Presidenzialismo, autonomia differenziata insieme? Spaccare il paese aumentando le differenze tra cittadini in un paese che ce n'ha già di terribili, con un sud iperpenalizzato. Il presidenzialismo con una cultura di una destra che l'ha scritto Zagrebeschi in modo molto chiaro 2 giorni fa. Decidiamo, perché il rischio, non è detto che ci si arrivi, io spero che non ci si arrivi e lavoro per questo, ma il rischio di finire nello schema Orban non è un rischio, diciamo, che può essere considerato una sciocchezza. Io sono per provare a impedirlo col massimo dell'efficacia possibile. È più debole elettoralmente? Certo, se metti insieme i numeri. Ma qual è lo strumento, allo stato dell'arte, più efficace possibile perché negli uninominali si contrasti l'avanzata della destra? Provare a costruire una coalizione. Io l'avrei voluta ancora più larga, come è noto, diciamo. Una replica magica, ho visto che commentava ascoltando le parole di ci sono molte cose. Ci sono molte cose su cui sono in profondo disaccordo con Fratoianni, però io penso che il 26 settembre il problema del nostro paese non sarà uscire dalla NATO per il singolo voto di Fratoianni o alcuni voti di alcuni compagni di strada di Fratoianni. Penso che il rischio del nostro paese sia uno scivolamento verso una deriva orbaniana e putiniana, che è rappresentata da questa direi non centrodestra ma destra-centro o destra-destra. Ed è questo che ci spinge a fare una considerazione che fino a pochi giorni fa era la stessa valutazione politica che faceva Calenda, e cioè che non possiamo essere l'unico paese in cui le forze liberali fanno il gioco delle forze illiberali per fare un dispetto alla socialdemocrazia. Questa credo sia una lettura che finora non mi ha convinto, chi vuole dirmi invece che devo fare il terzismo comodo e assolutamente inopportuno, a maggior ragione dal momento in cui il Partito Democratico ha rotto con il Movimento 5 Stelle. Cioè, noi proponevamo una soluzione di terzo polo quando avevamo due populismi, uno a destra e uno a sinistra. Quello schema è stato rotto e abbiamo avuto anche la conferma dal segretario Letta che non verrà rilanciato e riproposto. Allora,